MTB Gran Fondo, in collaborazione con... Tu concentrati sulla prestazione. Al tuo comfort ci pensa Tech Series. Tech Series. Non fermarti mai. Cicli Olimpia, bikes since 1893. Amici sportivi appassionati delle ruote grasse, un saluto da Carlo Rosa e bentrovati a questo nuovo appuntamento con MTB Gran Fondo. Ci troviamo a Sperlonga, siamo in provincia di Latina, in Lazio, per la Gran Fondo sulla via di Ulisse. L'origine del nome Sperlonga deriva dal latino sperlunche e caverne, in quanto nella zona costiera ci sono numerosi anfratti, come la famosa grotta di Tiberio all'interno del parco della villa del famoso imperatore romano. Sperlonga è la perla del litorale laziale, arroccata su uno sperone a picco sul mare, una vista che toglie il fiato. Il centro storico è uno dei borghi più belli d'Italia ed è caratterizzato da piccoli vicoli coloratissimi, edifici, chiese, una passeggiata ricca di fascino. Risalgono invece al Medioevo le quattro torri costruite per difendere il borgo marinaro: la torre centrale, la torre Truglia, la torre del Nibbio e la torre di Capovento. Domenica 23 ottobre il centro di Sperlonga è colorato dalle mountain bike, dai bikers. È in programma infatti oggi la Point to Point sulla via di Ulisse, organizzata dalla SD Aurunci Cycling Team con la collaborazione di HGV Cicli Conte, Ciclo Amatori Fondi, Cicli Red Bike e Gruppo Sportivo Monte Ruazzo. Questa è la terza edizione della Gran Fondo sulla via di Ulisse ed è valida come tappa finale del circuito Race Cup MTB Centro Italia. Circuito composto da 7 gare che si svolgono tra Lazio, Abruzzo e Campania. La Gran Fondo sulla via di Ulisse si corre su un tracciato di 40 km per 1200 metri di dislivello. Un percorso molto bello, spettacolare, impegnativo, con tratti rocciosi, terreni argillosi, boschi e la bellissima e spettacolare discesa finale verso Sperlonga. Siamo nel Parco Regionale Riviera di Ulisse, ubicato nella parte meridionale della regione Lazio. Si estende lungo la costa del Golfo di Gaeta e comprende i territori anche di Formia, Minturno, Itri e Sperlonga appunto. Intanto in centro a Sperlonga i biker stanno preparando le mountain bike, perché tra poco si parte per questa terza edizione della Gran Fondo sulla via di Ulisse. Se ne approfitta per fare qualche foto, per portare a casa un ricordo di questa bellissima giornata. Si controllano le mountain bike. Un grande lavoro per il comitato organizzatore con Luca Adipietro per preparare un tracciato che sia indimenticabile.
Un percorso che non è per niente banale e presenta anche tante insidie e tratti tecnici, dove naturalmente, se non si hanno particolari doti di guida, il consiglio è sempre quello di scendere dalla mountain bike e fare qualche passo a piedi. Intanto si sta entrando nelle griglie di partenza. Questo è il Forte Master 3 Luigi Ferrito della SD Team Giannini con il compagno di squadra Alessandro Marra. E ci si sta preparando per lo start. Presente anche Simone Scarsella del team Alatri Bike. Mentre questo è Sebastiano Stamegna del team Il Gatto e la Volpe. Biker giunti un po' da tutta Italia per questo importante appuntamento con la Gran Fondo sulla via di Ulisse. Pronti anche Sebastiano Minutolo, team Amoroso, Paolo Tiburzi, Cicli Fatato, Loris Magnanti, Cycling for Life, Domenico Iannotta. Partenza prevista per le ore 9:30 per le categorie Junior, Master ed Open, ma c'è anche una partenza dedicata ai cicloturisti, i biker che oggi, per così dire, se la prenderanno comoda, magari gustandosi il paesaggio e pedalando senza particolari velleità di classifica. La partenza dedicata ai cicloturisti scatterà mezz'ora dopo, alle ore 10. E prima griglia con i big, tra i quali la coppia del team Bike Therapy, Michele Angeletti e Leopoldo Rocchetti, il Forte Master Elite Samuele Giuseri del PS Cycling Team, Luca Prete del Fan Bike Team, Luigi Ferrito, che abbiamo visto poc'anzi, l'atleta del team Giannini, Stefano Capponi, Pro Bike Team. Si danno le ultime informazioni prima dello start, previsto per le ore 9:30. Manca veramente poco ormai alla partenza e alle ore 9:30 in punto scatta lo start della Gran Fondo sulla via di Ulisse. Si parte per un percorso di 40 km e 1200 metri di dislivello. Gli atleti continuano a defluire dal rettilineo di partenza. Si esce dal centro storico di Sperlonga e subito in salita per circa 5 km fino al primo Gran Premio della montagna di questa terza edizione della Gran Fondo sulla via di Ulisse. Tanto pubblico anche ad assistere alla partenza. Si sale subito dal Mar Tirreno e su per i monti Aurunci, precisamente il monte Lauzo, proprio sopra Sperlonga. E qui la prima salita ha fatto una prima selezione sul gruppo di testa. Davanti intanto si è portato Samuele Giuseri del team PS Cycling, che sta facendo la salita a tutta con Leopoldo Rocchetti, Luca Prete, Mirko Zanni. In salita anche Michele Piras, seguito da Davide Caroselli e Adriano Angeloni. Una scesa, come dicevo, lunga circa 5 km che porta ad un'altitudine di circa 340 metri. Con pendenze che arrivano, pensate, anche al 27%. E la fatica si vede anche da queste immagini. C'è chi è costretto a scendere dalla mountain bike, si scende di sella e si prosegue a piedi. Non c'è nessun problema, questa è la mountain bike. E tra questi biker intercettiamo anche la gara femminile. Sì, è proprio lei, si tratta di Sabrina Di Lorenzo, Master Woman 1 del team Pro Bike. Eccola transitare davanti alla nostra telecamera. Prosegue a piedi Sabrina, qualche passo e poi si risale in sella. Intercettiamo anche la seconda posizione con Cristina Casazza, atleta del team Marchisio Bici. Anche lei è costretta a fare questi ultimi metri di salita spingendo la mountain bike e risale subito in sella.
E insegue in terza posizione quando sono passati oltre 5 minuti dal transito della testa della gara femminile Maria Teresa Miranda del team Vesuviani. Nuovamente in testa alla corsa con Samuele Giuseri, Stefano Capponi, Vincenzo Dalla Rocca del team Over the Top, Leopoldo Rocchetti Bike Therapy, poi Luca Prete Fan Bike Team. E andiamo a seguire anche il passaggio di Luigi Ferrito del team Giannini, eccolo transitare davanti alla nostra telecamera, seguito da Mirko Zanni, poi Michele Piras. Sono tutti in fila indiana in questo punto e transita anche Marco Cellini, atleta del team CTM. Siamo attorno alla nona posizione e chiude la top 10 in questo punto Alessio Cellini, sempre del team CTM, che ha alle sue spalle Davide Caroselli, lo stiamo vedendo ora inquadrato, e Adriano Angeloni. Seguiamo ora anche alcuni passaggi dei tantissimi biker amatori che non hanno voluto mancare all'appuntamento oggi con la Gran Fondo sulla via di Ulisse, valida ricordo come prova finale del Challenge MTB Centro Italia. Le altre prove sono state la Marathon dei Monti Aurunci a Fondi in provincia di Latina, la Marathon dei Lupi a Pico in provincia di Frosinone, la Sirente Bike Marathon di Aielli in provincia di L'Aquila, che abbiamo seguito anche con le nostre telecamere, la Gran Fondo del Parco dei Monti Lattari di Gragnano in provincia di Napoli, la Gran Fondo di Santa Eufemia a Santa Eufemia Maiella, la Gran Fondo Parco Nazionale d'Abruzzo a Pescasseroli in provincia di L'Aquila e la Vesuvio MTB Race a Torre del Greco in provincia di Napoli. Intanto ci comunica Radio Corsa che Samuele Giuseri del PS Cycling Team insieme a Michele Angeletti si sono avvantaggiati in discesa e ora sono al comando. Seguiamo intanto Stefano Canini seguito da Enrico Orsi Avenali e Marco Cattanzio. Siamo nella pancia del gruppo degli amatori con il 110, questo è Davide Terlizzi del Rock'n'Road Bike. Tanta fatica ma soprattutto anche tanto divertimento con questa terza edizione della Gran Fondo sulla via di Ulisse. Si saluta la telecamera, siamo a circa metà gara ma ci sono ancora importanti salite da fare con successive discese anche molto molto tecniche. A ridosso del gruppo di testa intanto seguiamo l'azione di Roberto Carroccia, pettorale numero 12 per l'atleta del Cycling Caffè. Si attraversano ambienti sempre diversi e spettacolari con la Gran Fondo sulla via di Ulisse, dalla sabbia alle montagne rocciose, passando per sugherete, paesaggi lunari e boschi di macchia mediterranea. E in questo ambiente strano tra gli alberi secchi transita anche Giovanni Mercanti del HGV Cicliconte, seguito dallo junior Raffaele Parlato del team Over the Top. E seguiamo la pedalata in questo punto anche del Master 3 Giorgio Carnevale. E la telecamera intercetta l'azione anche di Sebastiano Stamegna, Master 1 del team Il Gatto e la Volpe. Il percorso di questa Gran Fondo sulla via di Ulisse è un continuo saliscendi con tratti in single track e anche tratti rocciosi da superare. Non si va mai oltre l'altitudine di circa 400 metri sul livello del mare, ma le difficoltà certamente non mancano. Il percorso della Gran Fondo sulla via di Ulisse ti tiene sempre al gancio e anche in discesa è difficile riposarsi perché bisogna
sempre avere la massima concentrazione sulla guida. Intanto abbiamo abbondantemente superato metà gara e guardate che spettacolo di single track. I biker stanno percorrendo questo tratto di percorso immerso nella macchia mediterranea del Parco Regionale Riviera di Ulisse. Oltre alla macchia mediterranea, abbiamo visto, si attraversano anche boschi di querce da sughero, lecci e roverelle. Ma godiamoci ancora queste spettacolari immagini che ci arrivano dalla nostra postazione fissa. Intanto intercettiamo l'azione anche di Giampiero Marocco, Master 5 del team Ernica Veroli, seguito dal Master 3 Andrea Mattei. Intanto ci comunica Radio Corsa che Samuele Giuseri è sempre al comando, bravo l'atleta di Amaseno, provincia di Frosinone, praticamente gara di casa per lui. E intanto è grande spettacolo in questo punto, guardate che meraviglia questo single track in mezzo alla macchia mediterranea, attraversato ora da Stefano Patrignani, eccolo il Master 6. E continuano i passaggi in questo punto, ora è la volta di Antonio Bufalini, Master 8 del team Ciociaria Bike, seguito, lo vediamo, da Simeone Vito. Vai, del avanti. Team Over the Top, si affronta questo piccolo strappo e si prosegue. E si fanno anche strani incontri oggi al Gran Fondo sulla via di Ulisse, con questo gregge di capre, spettatori un po' inusuali oggi. Attenzione, questo biker, qualche crampo, ma niente paura, ci si ferma qualche istante e poi si riparte per la parte finale di questa Gran Fondo sulla via di Ulisse. Transitano anche Alessio Incitti, Mariano Negro e Christian Buttitta. E un bravo agli organizzatori per avere ideato e messo in sicurezza questo bellissimo tracciato, veramente unico e spettacolare, da vera mountain bike, con tratti in single track, salite, discese tecniche, tutte da guidare. Intanto per la gara femminile ci comunicano che è sempre davanti Sabrina Di Lorenzo, l'atleta del Pro Bike Team, che ha già un buon margine di vantaggio su Cristina Casazza, la biker del team Marchisio Bici. E in terza posizione troviamo Chiara Pedace del team Civita Bike. Ma torniamo subito in testa alla gara maschile in discesa, e attenzione perché è da solo Samuele Giuseri. Ora discesa per l'atleta del PS Cycling fino all'arrivo di Sperlonga, e devono passare oltre 90 secondi per vedere la seconda posizione con Michele Angeletti del team Bike Therapy. In terza posizione il compagno di squadra Leopoldo Rocchetti. Quarto è Luigi Ferrito del team Giannini, e leggermente più staccato in quinta posizione troviamo Luca Prete del team Fanbike. Ora discesa verso Sperlonga. E seguiamo l'azione anche di Mirko Zanni e Vincenzo Della Rocca. Ultime fatiche anche per loro. Transita anche Stefano Capponi, Pro Bike Team, seguito da Davide Caroselli e Alessio Cellini. Siamo al 32esimo chilometro di gara, ora è discesa verso l'arrivo di Sperlonga, una discesa picchiata che in poco meno di 3 chilometri porta i biker all'arrivo al centro storico della città laziale.
Una discesa veramente spettacolare, gran parte in single track tra la macchia mediterranea. E intanto recuperiamo anche la gara femminile con Cristiana Casazza del team Marchisio in seconda posizione, preceduta da Sabrina Di Lorenzo del team Pro Bike. Discesa intervallata da alcuni tratti da affrontare con molta attenzione, è anche facile mettere il piede a terra in alcuni punti con pietre da superare, ma niente paura, si risale subito in sella e si continua verso l'arrivo di Sperlonga. Sperlonga che vediamo già con le nostre immagini. E il centro storico di Sperlonga è già a vista e da qui è tutta discesa, una discesa tutta da guidare, molto panoramica e spettacolare. Lo stiamo vedendo dalle nostre immagini, si torna verso l'arrivo, ma la concentrazione non deve ancora assolutamente mancare, anche se la fatica si fa sentire. E la discesa ci porta a lasciare la bici in velocità. Intanto in centro a Sperlonga tutto è pronto per attendere il vincitore di questa gran fondo sulla via di Ulisse. Attenzione, eccolo, rettilineo d'arrivo per Samuele Giuseri del PS Cycling Team, che fa sua la gran fondo sulla via di Ulisse con il tempo di 1 ora 38 minuti e 9 secondi. Bravo Samuele, che ha fatto una gara quasi sempre in testa, e in seconda posizione si presenta Michele Angeletti del team Bike Therapy con un ritardo dal vincitore di 1 minuto e 32 secondi. E terzo posto per il compagno di squadra, sempre del Bike Therapy, Leopoldo Rocchetti. Subito giù dal podio in quarta posizione seguiamo l'arrivo di Luca Prete del team Fun Bike. Eccolo tagliare il traguardo proprio in questo istante. In quinta posizione taglia il traguardo proprio ora Luigi Ferritto del team Giannini. Bravo il Forte Master 3 di Piedimonte Matese in provincia di Caserta. Sesta posizione per Mirko Zanni del team Il Triciclo. Settimo posto per Vincenzo Della Rocca del team Over the Top. Bravo Vincenzo, mentre seguiamo anche l'arrivo di Adriano Angeloni, che chiude in ottava posizione la sua gran fondo sulla via di Ulisse, seguito da Stefano Capponi e Davide Caroselli, che chiude la top ten. E andiamo subito alla cerimonia floreale con al terzo posto Leopoldo Rocchetti del Bike Therapy, al secondo Michele Angeletti, sempre del Bike Therapy, e il vincitore Samuele Giuseri del PS Cycling Team. Ho fatto la prima salita tutta in prima posizione e avevo un gruppetto davanti a me. Poi ho fatto la discesa dopo la prima salita, ho fatto un bel forcing e ci siamo allontanati io e Michele Angeletti della Bike Therapy. Verso metà gara mi sono sentito molto forte, ho spinto fino all'arrivo e ho guadagnato sempre di più, e ho gestito e sono arrivato così. Attendiamo anche l'arrivo per quanto riguarda la gara femminile, intanto seguiamo alcuni passaggi dei tanti amatori che stanno entrando proprio in questo istante in centro storico. Questi sono gli ultimi metri di questa sulla via di Ulisse, un'entrata in centro storico veramente spettacolare. Dopo la discesa finale, un'ultima fatica, si deve affrontare un ultimo strappo in salita sul selciato del centro storico di Sperlonga prima di tagliare il traguardo. Una gara oggi non particolarmente lunga, questa gran fondo sulla via di Ulisse, ma come abbiamo visto dalla nostra sintesi le difficoltà non sono certamente mancate. 1200 metri di dislivello non sono sicuramente pochi,
e fare anche questo ultimo strappo in salita risulta per tanti amatori anche molto molto impegnativo. Ma torniamo subito alla gara femminile, dove la prima a tagliare il traguardo è Sabrina De Lorenzo del team Pro Bike Reading, che chiude la sua sulla via di Ulisse con il tempo di 2 ore 32 minuti 32 secondi, seguita in seconda posizione, la stiamo vedendo proprio in questo istante tagliare il traguardo, da Cristina Casazza, l'atleta del team Marchisio Bici, e terzo posto per Chiara Pedace del team Civita Bike. Quarta posizione per Maria Teresa Miranda del Vesuviani ASD. Cerimonia floreale femminile con Chiara Pedace del team Civita Bike in terza posizione, Cristina Casazza del team Marchisio in seconda e la vincitrice Sabrina De Lorenzo del Bike Pro. È stata una gara molto bella, perché qui il panorama è stupendo. Siamo in un posto fantastico vicino al mare e abbiamo corso sulle montagne che sono qui nei dintorni. È stata una gara particolare, perché comunque non ci sono salite molto lunghe, ma tanti strappi e discese tecniche, quindi un ottimo percorso in vista del ciclocross, che è la stagione su cui vinco. Un percorso spettacolare, una location bellissima per la Gran Fondo sulla via di Ulisse, e un grande sforzo organizzativo per il comitato organizzatore, che sta già lavorando per la prossima edizione. Siamo contenti, è il primo anno post-Covid, abbiamo aumentato i partecipanti, si può sempre crescere e migliorare, vogliamo lavorare per questo. La location è un posto spettacolare, chi è venuto l'anno scorso è ritornato, perché è bello, piace. Lavoreremo al percorso per migliorarvelo, per rendervelo ancora più fruibile e per rendere alcuni tratti anche permanenti. Questo sarà il nostro obiettivo nel futuro. La Gran Fondo sulla via di Ulisse vi dà appuntamento al prossimo anno, e da Sperlonga in provincia di Latina per questa edizione è tutto. Un saluto da Carlo Rosa, la grande mountain bike di MTB Gran Fondo torna come sempre la prossima settimana. MTB Gran Fondo, in collaborazione con... Tu concentrati sulla prestazione. Al tuo comfort ci pensa Tech Series. Tech Series. Non fermarti mai. Cicli Olimpia, bikes since 1893.